I lavoratori dell'OIAL Sicilia sono prossimi al licenziamento. L'ente della formazione professionale è stato dichiarato fallito. Gli operatori chiedono all'assessorato della formazione almeno la copertura degli ammortizzatori sociali e l'erogazione di stipendi pregressi. Da giorni presiedono davanti all'assessorato, sperando di conoscere le sorti del loro futuro. A sostenerli i sindacati che dopo ore di attesa ottengono una risposta. Ma guardi, le condizioni di lavoro degli operatori del sistema della formazione professionale sono pessime. Ormai è il caso di dire tutti sono senza lavoro e sono tutti che non ricevono gli stipendi a partire da 15-20 mesi. Guardi, siamo qui dinanzi ad una tenda che è stata piazzata dai lavoratori, forse meno dalle organizzazioni sindacali. Alcune di queste si stanno distinguendo in una battaglia che vede 8.000 persone che sono state lasciate fuori, che sono state assolutamente abbandonate dalle istituzioni e forse da tutta la politica. Io, al di là delle posizioni dei partiti, mi sento di dire che gli 8.000 lavoratori vanno recuperati. Eventualmente, so di dire una cosa impopolare, anche con il coinvolgimento di un soggetto terzo, eventualmente anche facendo a meno degli enti di formazione che hanno soltanto speculato sulla vita e sulla condizione di questa gente. I lavoratori della formazione professionale sono abbandonati a se stessi, tutti 8.000. Perché al momento nessuna forza politica e nessun atto di consapevolezza ha messo assieme interessi diversi. Abbiamo saputo oggi che l'avviso 3 sarà molto probabilmente modificato per trovare soluzione al problema posto da alcuni enti, in particolare da un ente che ha fatto un ricorso, perché dentro l'avviso 3 si prevedeva la tutela e la premialità per il personale che veniva assunto dall'albo. Lo abbiamo lottato da anni per salvaguardare il nostro posto di lavoro, che adesso forse per volere politico cercano di toglierci con forza, violando tutti i nostri diritti acquisiti negli anni. Adesso bisogna ripristinare uno stato di giustizia, bisogna farlo garantendo a questa gente un posto di lavoro che hanno perso. Nel frattempo bisogna creare le condizioni per garantire loro degli ammortizzatori sociali e per fare questo sicuramente non è rimasto molto tempo.